strade che loro ripercorrono. Devo dire la verità, che siamo stati boicottati da lunedì, immediatamente dopo la settimana di chiusura obbligatoria, praticamente concordata, di tutte le scuole d'Italia, in concomitanza con Ferragosto. E da che le notizie andavano, le emissioni ruolo non ci saranno a A e a T, il lunedì apertura delle scuole, gira voce anche tra i nostri nobili colleghi amministrativi che poi sono molto informati come noi, no? Si sono fatti abbindolare dai sindacati confederali che hanno sparso la voce che c'erano anche un minimo di una seconda concessione di altri ruoli che avrebbero dato amministrativi e tecnici, ed è stata una grandissima balla giusto perché volevano minare queste nostre, subito questa mobilitazione, quelle che verranno chiaramente. Poi per grazia di Dio su Rai 1 c'è stato Pantaleo e poi c'è stato anche Chiappetta, che hanno immediatamente ad un'intervista detto che ci sarà un grande caos all'inizio dell'anno scolastico, perché non solo per quanto riguarda i docenti, per il concorso, vabbè, la definitiva ancora deve uscire, quindi è un caos totale anche per loro, ma soprattutto per noi. Quindi hanno detto grande svilimento perché, dice Pantaleo, non ci stanno in missioni in ruolo ATA amministrativi e tecnici. E quindi lui ha detto noi non siamo d'accordo su questa cosa, ma quanto sono buffoni questi sindacati, che loro non ci hanno mai appoggiato. Io non ho mai visto un sindacato confederale qui a lottare con noi per i nostri posti, sanno solo fare grande bla 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 su Facebook, su tutti i siti, stanno parlando solo per parlare, ma i fatti non ci sono, non ci sono affatto. E praticamente loro vogliono soltanto salvare il culo, scusate l'espressione, ma quando ci faccio, alla mobilità professionale, che sarebbero i bidelli che devono passare in amministrativo. In la realtà la questione è questa: i vostri posti per gli inidoni, loro sanno bene che non li possono tanto ottenere, questo travaso forzato, ma l'hanno fatto apposta perché l'hanno concordato nel lontano 2010 a fronte di uno scambio con i posti nostri e con quelli la concessione per la mobilità professionale, che sono i bidelli che sono il nostro posto. Hanno fatto questo scambio, io ti do la possibilità di far passare gli inidonei, però tu levami la quota che devo dare alla mobilità professionale, quindi alla mobilità verticale per i bidelli, e siamo stati merce di scambio. Perché, guarda caso, una settimana prima della notizia del decreto delle emissioni di ruolo dei collaboratori esce la formazione, la contrattazione che concede la formazione del personale ATA nelle segreterie. Noi sappiamo che c'è quel quantum in tutta Italia che ha superato i test, i bidelli, e devono avere la formazione. Nel momento in cui hanno la formazione, tac, si pigliano i posti che già li hanno accantonati, mischiati con quelli degli inidoni che non sappiamo mai che numero sono, e li fanno formare. Se li prendono, tenere bloccati i posti degli inidonei, tra virgolette, che sono quelli nostri, no? Che dicono che sono per voi, è una grande balla, è una strategia, fino a febbraio devono arrivare, perché questi posti, una volta che li tengono accantonati, per febbraio si sbloccherà, guarda caso, e poi dite se non è vero, la mobilità professionale, il quantum dell'organico di diritto sarà la fetta più grande, il famoso 40% che loro prenderanno per la mobilità, chiaramente più grande. Ora non li sbloccano perché la mobilità non è pronta, la formazione non è stata fatta e darebbero i posti solo a noi. Se non succede, giustamente, qua sempre se non accade qualcosa, perché noi non stiamo qua a mangiare nostro. E oggi, come dice Terese, abbiamo già capito, noi smettiamo di fare le persone per bene, perché parlare non serve a niente. Siamo dei cani sciolti, oggi faremo di tutto per tutto. Decidete quello che volete, dopodiché noi agiremo. Siamo proprio veramente disposti a tutto, non a perdere i nostri posti. Grazie. Perdiamo i nostri posti vuol dire che ne acquistiamo uno in carcere, perché dobbiamo stare molto molto attenti tutti quanti, eh? Io sono disposta anche ad andare in carcere per avere questo posto, perché se mi girano le balle non ce la faccio più a sta così, eh? Io ho bisogno di lavorare, eh? Noi prima di venire abbiamo inoltrato una richiesta di incontro sia con il Presidente del Consiglio Enrico Letta che con il Ministro Carrozza. Il Ministro Carrozza, che ha ricevuto anche
dei tweet da Titti e li ha visti anche stamattina e poi venuta qui. Come ha giustamente detto l'ispettore, guardate che questa è una cosa che non è mai successa, dice io sono 4 anni che sto qui e in 4 anni, eppure vi devo dire che ho visto manifestazioni, non ho mai visto uscire un ministro per parlare con i manifestanti, deputati, senatori sì, ma un ministro mai, quindi ritenetevi diciamo in qualche modo soddisfatti e noi siamo, infatti lo siamo, devo dire che io sono soddisfatta sicuramente di questa cosa, ciò nonostante noi tanto vogliamo i fatti, perché non è che perché uno è venuto e ci ha detto noi ci crediamo, noi, ma non è soltanto questo, noi siamo qui e visto che si svolge il Consiglio dei Ministri nell'arco della mattinata vorremmo avere qui in diretta, no, notizia di quello che sta avvenendo, altrimenti saremmo rimasti ognuno a casa propria e avremmo ascoltato come tutti gli italiani la notizia delle decisioni. Siamo qui perché ovviamente ci riteniamo importante che questa piazza con queste persone che sono venute qui abbia nell'immediato la possibilità di sapere quali sono le risposte che il governo vuole dare alle molteplici richieste. Sappiamo che ci sono sicuramente dei problemi economici, però sappiamo anche che non è che ci si possa nascondere dietro i problemi economici per far passare manovre che comunque si sarebbero volute far passare anche in precedenza. Noi riteniamo che ci sono alcune cose che debbano essere risolte oggi, ma soprattutto proprio perché c'è una situazione di crisi nel governo, lo vediamo, lo leggiamo, lo ascoltiamo, noi non sappiamo che cosa accadrà a settembre, da qui a ottobre, da qui a settembre, da qui a ottobre. E quindi secondo me il governo Letta dovrebbe dare un segnale proprio approvando le richieste che sono state inoltrate da tutti gli ispettori di categoria che stanno qui. Perché questo sarebbe, come dire, noi come governo riteniamo che queste siano cose importanti. Non sappiamo se ci saremo o non ci saremo, consegniamo comunque a noi stessi nel caso di continuità, a chi verrà dopo di noi nel caso in cui ci dovesse essere una crisi, quelle che sono le cose urgenti da fare. Quindi noi riteniamo che questo sarebbe un atto dovuto. E poi all'interno delle questioni ce ne sono alcune più vecchie, più, che qualcuno può ritenere più o meno importanti, però vorremmo avere un segnale. Ed è per questo che abbiamo richiesto un incontro con il Presidente del Consiglio con proprio lo scopo di avere delle risposte su quanto sta accadendo oggi nel Consiglio dei Ministri. E aspettiamo le risposte dell'ispettore. Francesca Pandolfi, Pregari. Eccola. Allora, noi si valuta sempre la quantità e mai la qualità. Noi siamo insegnanti. Lo resteremo sempre. Non ce ne siamo andati perché eravamo lavativi, ma perché ci ha colpito qualcosa con la quale non potevamo fare i conti prima. Una malattia irreversibile. Continuiamo a lavorare perché la nostra mission è la scuola, è la formazione. Dovunque ci manterrete, resteremo dei docenti. Dove siamo ora? Facciamo attività formativa nelle biblioteche. Abbiamo attivato i prestiti bibliotecari, i progetti di lettura, i laboratori, i percorsi didattici, la didattica breve, i progetti di orientamento. Stiamo contribuendo a sostenere una cultura che passa necessariamente attraverso la mediazione dei libri. Continuiamo a studiare per questo, perché la vita è un processo dinamico di apprendimento. Non si smette mai di imparare, di costruire conoscenze. Confidiamo in voi
non ti devi incazzare. Per cancellare questa norma iniqua. Hai capito? Oh, allora. Chi ha firmato le leggi inique? È passato per Norimberga anche quella legge sugli ebrei, era una legge, ma non era la Lex. La Lex è espressione dei valori di una società. La formazione è prioritaria, perché parliamo di uomini che appartengono al regno animale, con la specificità di competenze simboliche che permettono il dominio della realtà. E la responsabilità delle persone è enorme, è quella di gestire questo potere al servizio di un pianeta vivibile. Risparmiare sulla scuola, risparmiare sulla sanità, significa creare problemi alle persone, malessere, malattie, devianze sociali che paghiamo tutti. Scusate, mi correggo, tutti noi cittadini onesti, ascoltateci, ve ne preghiamo. Perché l'Italia ha diritto a vivere una vita stabile. Il precariato crea grossi problemi. Tra poco saremo tutti più matti. Già basta quello che siamo. Noi vogliamo una scuola libera, pubblica, laica. Una scuola libera dal precariato. Una scuola stabile, dove i bambini possono crescere liberamente. Dove tutti possono avere un'assistenza adeguata e con le pari opportunità. Nel momento in cui io resto precario, io non ho pari opportunità rispetto agli altre persone che hanno un posto di lavoro. Non posso decidere la mia casa, non posso prendere un mutuo, non posso comprare un vestito, non posso fittare una casa, non posso fare niente. Posso soltanto piangere per il mio precariato. Non puoi creare una famiglia. Non posso creare una famiglia, se no la distruggo. Mio marito mi vuole lasciare. Ha detto che faccio bene a sposare un precario, così mi incontro alle piazze e forse in questa maniera posso avere una vita coniugale. Non ho più una famiglia, non ho più dei figli, non ho più niente. Ho un telefonino che squilla dalla mattina alla sera. Ho una serie di problemi e non so mai quale scuola sarò. Non so mai se prendo lo stipendio e non ho avuto neanche la disoccupazione. I miei emails non sono arrivati, l'INPS non li ha mandati. Ma Sims che ascolta facendo. Io non ce la faccio più. Sono rotta le borse. You understand? Well, that's alright. Allora... Non vengono rispettati i parametri sul sostegno. È uno schifo. Lei lo sa, penso che lo sappia. Noi precari lo abbiamo scritto anche nel comunicato che abbiamo licenziato in questi giorni. Basta con la demagogia dei vecchi contro i giovani, il nord e il sud, il TFA speciale, il TFA ordinario, il concorso in un certo modo. Adesso pare che ci sarà un nuovo concorso con una nuova modalità. Non è possibile, è chiaro, a noi precari Covas è chiarissima la strategia di dividerci ogni giorno di più, perché siamo tantissimi e facciamo paura. Se riusciamo a trovare il modo di unirci in centinaia di migliaia e stare tutti qui sotto, sicuramente le cose non andrebbero in questo modo in questo paese. Noi ci proviamo, ci crediamo e continuiamo a chiedere a qualsiasi governo si avvicendi sempre e comunque le stesse cose. Adesso che si riempiono la bocca di questi 11.000 posti, non ci sono addirittura neanche i posti che hanno promesso per chi passerà il concorso, che io ho concorsato e non ho fatto, mi sono impegnata con la mia faccia e quindi rimango lì a muffire vita natural durante. Ma coloro che hanno fatto il concorso hanno diritto comunque ad essere assunti nella loro graduatoria vivendo. Noi che siamo delle graduatorie ad esaurimento abbiamo comunque diritto a scalare questa graduatoria nella quale siamo alcuni di noi da oltre 20 anni. Io conosco persone che ci sono da 25 anni. Nella mia classe di concorso, io insegno inglese dei superiori, siamo 1.000 e hanno avuto il coraggio di bandire il concorso. E hanno già detto che ne faranno un altro. E noi siamo lì a muffire. Questo non è giusto.
noi gliel'abbiamo detto, diciamo che ci speriamo, però ecco, c'è un problema per quanto riguarda i precari di assunzione di responsabilità e di metterci la faccia senza delegare più tit e caius temporio. Non ci sono partitoni o sindacatori che rappresentano nessuno. La gente deve assumersi la responsabilità in prima persona con i sindacati che ancora sono disposti a lavorare con e per i lavoratori, punto, fine, non è finita, è finita. Quindi io mi rivolgo ai precari, se poi i video andranno in giro, i precari devono rimboccarsi le maniche, chiodare da Facebook e da tutti i social network, nel quale anche io sono, ma lo utilizzo come informazione, come divulgazione, ma non è da lì che può partire la protesta deve partire dai territori, giorno per giorno, dalle scuole che sono il nostro micro territorio, per poi passare ai quartieri, per poi passare alle città. E forse così ci riusciamo. Stiamo pensando come precari di organizzare qualcosa per i primi di settembre. Adesso ci stiamo contando, non so, una giornata della rabbia precaria, è così, ve lo dico in anteprima. Ci speriamo che in tutte le città ci si organizzi e si scenda in piazza simultaneamente chiedendo tutti le stesse cose. E cioè in primis il ritiro dei tagli scandalosi del governo Gelmini. Le immissioni ruolo, assolutamente un piano di immissioni ruolo a coprire tutto il turnover. E comunque mi pare evidente che i problemi della scuola sono problemi che ci riguardano a tutti, che siamo tutti uniti e le piazze devono essere unite. La piazza dei precari deve stare insieme alla piazza degli altri, perché la scuola così non può funzionare. Siamo bloccati. Abbiamo fatto comunque la domanda di pensionamento che ci è stata rigettata. E tutto questo perché non si è tenuto conto di una legge specifica, una legge del Presidente della Repubblica, che per quanto riguarda la scuola, essendoci una sola finestra d'uscita, che è quella di settembre, il diritto si acquisisce nell'arco dell'anno in cui si va in pensione. Bene, siccome la legge Fornero, l'articolo 24, non specificava questa storia della scuola, sono state rigettate le domande e quindi praticamente anche noi abbiamo subito il rimando di chi 4, chi 5 anni e così via. È una storia lunga, sono stati fatti ricorsi, i giudici del lavoro hanno riconosciuto l'illegittimità della legge Fornero per quanto riguardava la scuola, ma ad oggi siamo ancora ad essere bloccati. In questi mesi la stessa ministra ha dichiarato che avrebbe risolto il problema quest'estate, perché si è assunta l'impegno di mandarci in pensione già il 1 settembre 2013 e ancora sono che fanno conti e riconti in maniera lenta e talvolta proprio incompetente, perché non sanno esattamente quanti siamo, eccetera eccetera, quindi la copertura finanziaria ed è un continuo rimando. Oggi leggevo un messaggio: stiamo lavorando al decreto, però allora ministri cosa fate? Ministri cosa fate con noi qua? Noi vogliamo una scuola libera, pubblica, laica, libera, pubblica, laica. Sapete? Noi della scuola siamo. Ai tempi miei si cantavano delle canzoni terribili, che io non ripeto perché è vietato, ma quelle funzionavano. Funzionavano bene quando c'erano gli operai dei disastri. Ma chi cavolo c'è? Non ci siamo neanche più noi in piazza. Siamo rimasti un po' quelli che però veramente contano. Perché noi vogliamo una scuola libera, pubblica, laica. Libera, pubblica, laica. Lo sapete la scuola da chi è occupata? Dai sindacati. I sindacati confederali sono loro che decidono noi cosa dobbiamo fare. Se dobbiamo fare la pupù o la pipì. Se posso andare in vacanza o se non ci posso andare. Se posso avere le stipendio o se non lo posso avere. Se lì si può mandare i miei amici o no. Allora mi sembra possibile che nella nostra casa comandi. Perché ce le devono dare? Ce le meritiamo perché ce le siamo guadagnate sul campo, perché sono due estati che noi siamo in mezzo alla strada a far capire di quale problema si tratti, perché il problema l'anno scorso è che durante la spending in Parlamento non sapevano neanche cosa stessero votando, non sapevano neanche chi fossero gli innominati e che cosa sarebbe successo. Glielo abbiamo spiegato noi
abbiamo fatto ai parlamentari dei corsi di recupero, così si chiamano nella scuola, per far capire loro che cosa stessero votando. Questo è il problema, hanno capito, sono stati bravini, diciamo, il corso di recupero ha dato i suoi effetti, i suoi risultati, perché hanno capito, qualcuno di loro ha pure studiato, si è applicato e ha prodotto anche dei disegni di legge che hanno presentato, quindi, e loro li hanno letti, hanno detto siamo d'accordo tutti, non solo quelli che li hanno presentati, anche gli altri che non avevano presentato l'hanno sottoscritto. Dunque, i disegni di legge che, come mi dicevano anche i colleghi di quota 96, sono stati presentati anche per quota 96, sono stati presentati. Oggi noi siamo qui per un motivo preciso, siamo qui perché oggi c'è il Consiglio dei Ministri, non ci sono i parlamentari, deputati e senatori che sono in vacanza, ci sono i ministri e infatti diamo atto al ministro Carrozza di essere sceso, di averci detto delle cose e quindi noi siamo contenti perché vuol dire che qualche breccia si è aperta all'interno del Consiglio dei Ministri e del Parlamento intero. Però noi vogliamo sapere cosa sta succedendo, non è che aspettiamo dopo, lo vogliamo sapere ora, siccome qui c'è gente che un po', diciamo, sta al limite, no? Della situazione, perché non lavora, non guadagna, non mangia, quindi, se non per prestiti, perché qui in mezzo ci sono famiglie con due disoccupati, tra cui uno è un precario ATA che non può accoppiare, come dicono a Napoli, il pranzo con la cena. Non ce la farebbero, non ce la fanno. Quindi noi non stiamo scherzando, non è che siamo qui perché non abbiamo altro da fare, ma perché c'è una situazione sociale emergenziale e quindi vogliamo delle risposte. Siccome c'è il Consiglio dei Ministri che vorrebbe spacchettare la questione scuola dal più ampio problema del decreto D'Alia, noi stiamo chiedendo che questo non avvenga, perché noi vogliamo che tutto il pacchetto scuola sia comunque inserito all'interno dell'approvazione dell'intero decreto D'Alia. Hanno detto che sono troppi soldi, ci vogliono 400 milioni di euro. Bene, noi sappiamo che si possono trovare, che ci sono. Già noi come idonei abbiamo dato loro la possibilità di acquisire le somme previste, cioè 100-110 milioni di euro, attingendoli da una voce specifica, funzioni strumentali, che non è sottrarre risorse alla scuola, perché i docenti idonei svolgono già funzioni strumentali all'offerta formativa, quindi non è una risorsa in meno, perché loro sono una risorsa in più, dunque i soldi ci sono, ma le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come dicono loro, no, purtroppo perché qualcuno è ancora iscritto, questo è un dato di fatto, non è che uno deve mentire, ma deve dire a quelli che ci stanno di fare le proprie scelte, non vogliono contrattare le cifre che sono cifre contrattuali, perché quelle delle funzioni strumentali sono cifre interne al contratto. Loro chiacchierano in questi giorni dicendo che sono sempre stati dalla parte degli inidonei e degli insegnanti e dei precari amministrativi, ma noi sappiamo che non è vero, perché in piazza c'eravamo noi, non ci sono mai stati loro. E loro fanno finta, dicono di essere d'accordo, ma non dicono nulla sul come fare, eppure sono loro che contrattano, sono loro che stanno, no? All'interno dei ministeri a contrattare. Quindi noi ripetiamo e chiediamo di nuovo a chi di dovere di metterci in contatto, perché adesso è finita, è l'una meno 20, avranno già deciso, dunque ci sarà un risultato. Ci giunge voce che su Rai News
Ci giunge voce che su Rai News sia stata data la notizia che il consiglio è stato rimandato, ma a data da destinare o a lunedì? A Massara Nova domenica. Qua. Per mancanza di atti. Perché stanno la crine, state i nostri esperti ci dicono se non l'hanno fatto per niente è tre figli di governo. Perché è un consiglio dei ministri che non si riesce a fare per mancanza degli atti. Ma quali atti? C'hanno tutto, altro che. Beh, allora veramente noi vogliamo che ci diano una risposta, che ci vengano a dire. Ora, ora, dice il consiglio, ma non lo so. No, Maria Teresa, ma che mi mandato che? Ma io che cazzo mangio? Ma mia figlia che cosa do? Dico che è stato rimandato il consiglio del cazzo! Non ho fatto perché non posso mangiare! Mangio la disoccupazione! Brava! Siamo in vacanza! Mi devo preoccupare che mi arrestano se dico parolacce! Non dico le parolacce, ma le penso tante! Voi state in vacanza, quindi oggi il consiglio non sarà fatto! Io sto qua! Dalle 4 da Napoli, non dormo da 10 giorni, non prendo lo stipendio da giugno, allora che facciamo? Devo ritornare lunedì, non ce ne ho i soldi per tornare, me li diete voi? Come la posso mettiamo la domenica? Come la faccio la spesa? Merdacce! Noi la piazza ce l'abbiamo fino alle 19, quindi volendo è vero possiamo rimanere, poi abituati ai presidi permanenti possiamo anche prevedere pernottamenti, non abbiamo... euro spesi per degli F-35, visto che siamo in crisi, in cui l'Italia ha contribuito a costruire questi F-35, quindi in teoria l'Italia non avrebbe dovuto pagare tutti questi soldi, 11 miliardi di euro per soldi che non servono a niente, perché hanno dei problemi di atterraggio, eccetera, eccetera, eccetera. Mancano soldi alla sanità, alla scuola, e dove li prendono? Dalle nostre tasse, perché questo succede. Allora vogliamo un cambiamento. Poi io rimango così perché in realtà siamo pochissimi, sono problemi di tutti, facciamo le manifestazioni, è stata fatta la manifestazione per gli F-35, 300.000 persone hanno firmato su avaz.org, perché adesso si usa avaz.org, Facebook eccetera, però manca l'azione, l'azione è quella di fare delle proteste non violente. A me un collega... Un carabiniere mi ha detto dovete fare delle manifestazioni più arrivati in 2000, 3000, magari non autorizzati, no, perché sennò ci mettono gli uni contro gli altri, sono giochi che sono stati già fatti negli anni 70 e lo sappiamo bene come poi vanno a finire. Però manca l'azione, perché la manifestazione sugli F-35, 300.000 persone, AVAS, quindi un'associazione apolitica, perché basta destra, sinistra. Noi vogliamo un rispetto delle leggi che non c'è, però la cosa incredibile è che alla manifestazione eravamo in 100. E allora l'impegno è anche quello di dire firmo su Avaz, poi se viene fatta una manifestazione vado, perché sono magari 2 ore del mio tempo dedicate per una cosa giusta, perché sono soldi nostri, basta. E bravi e resistiamo. Noi ti ringraziamo, diciamo che il problema del virtuale che si deve coniugare con la piazza reale c'è, soprattutto i nostri precari più giovani, no? Sono tendenzialmente vicini al virtuale perché è un modo di esprimersi giustamente e quindi
si raccolgono tante adesioni, però non riescono mai a sfondare e dal virtuale arrivare alla piazza reale. Per questo motivo noi sosteniamo che le due cose devono andare insieme. Non è possibile l'utilizzo di strumenti nuovi come quelli informatici se non c'è una battaglia capillare, la conquista sui territori di spazi che sono importanti. Fermo restando ovviamente che i mezzi virtuali sono importanti per arrivare ad un collegamento sicuramente più ampio, ma non basta, e lo dimostra quello che diceva appunto la cittadina che è intervenuta prima. Il collega che è in contatto con la moglie che vede Rai News ha detto che dicono che il Consiglio dei Ministri forse riprende alle 4. Forse, vabbè, intanto noi siamo qua fino alle 19, lo schiodiamo eventualmente. Ringraziamo per averci dato la notizia in diretta, mentre invece ce la potevamo sentire, diciamo così, al telegiornale comodamente seduta ai nostri televisori. Vabbè, io non c'ho il televisore, ma non fa niente, lo sento alla radio e l'avrei sentito lì, però diciamo che comunque è importante stare qui, essere stati qui per l'incontro col ministro, perché comunque è un momento in cui si riprendono le relazioni, in cui si dimostra che noi comunque siamo in piazza e dalla piazza non ci muoviamo, che le altre organizzazioni sindacali possono anche fare a mulina e basta, ma noi accanto alla mulina abbiamo la sostanza, perché nella realtà dei fatti appunto coniughiamo sempre i livelli tra tutti quanti e anche i livelli territoriali, e tutti quanti noi abbiamo fatto uno sforzo per ritornare oggi qui e stare in piazza. Direi che se qualcuno vuole andare a mangiare, a bere, votare, o non ce le vogliono comunicare perché non gli sta bene, non vogliono casini, non ci volevano incontrare, figurare il ministro ci ha incontrato, sta twittando ancora mentre arriva a Rimini sul fatto che ci ha incontrati, e questo ci fa piacere, però noi vogliamo delle risposte, perché, lo ripeto, saremmo stati al mare tranquilli come tutti gli altri italiani che stanno al mare se a ricevere le notizie di quello che è successo, no? Ce lo devono dare i mezzi di comunicazione come Sky mentre noi siamo qui a sudare. Che fare? Perché io sono abbastanza pragmatica, non è che mi vado a girare intorno alle questioni. Le cose da fare sono poche, sono due: ritornare lunedì e rimanere qui da qui a lunedì. Però bisogna deciderlo insieme. Se decidiamo di non schiodare, rimaniamo qui e non schiodiamo, poi ci portano via con la forza, non fa niente, c'è la spina, non so, beh. Però decidiamo di rimanere da qui fino a lunedì. Rimaniamo qui, naturalmente non potranno rimanere tutti perché ci sono una serie di situazioni individuali, sappiamo che i colleghi idonei hanno anche dei problemi fisici, quindi hanno delle malattie, però non sarebbero idonei, perciò molti di loro non ci saranno, altri invece sono disponibili. È una decisione che dobbiamo prendere insieme. Facciamo sapere, ammesso che qualcuno lo voglia sapere, che vi faremo arrivare le nostre scelte adesso, perché qui due sono le cose. O noi ce ne andiamo alle 2, come era previsto, è previsto fino alle 19, perché fino a ieri sera non si sapeva neppure a che ora, no? Doveva esserci il Consiglio dei Ministri. Poi, siccome noi abbiamo due comunicazioni, una di Adriana De Muro con la Presidenza del Consiglio e l'altra con Titti con il Ministro Carrozza, Adriana è riuscita a sapere direttamente dalla Presidenza del Consiglio che stamattina era alle 9:30 e Titti ha fatto venire la carrozza. Diciamo che gli idonei sono mobili sul territorio e l'abbiamo saputo per questo, ma siccome non lo sapevamo e c'erano delle situazioni varie, abbiamo preso dalle 9 alle 19. No, di venerdì, perché non sapevamo il Consiglio quando ci sarebbe o meno stato. Noi intanto, diciamo, qui ci sono le forze dell'ordine, i Cererini, quelli che vogliono, di andare a dire dentro il palazzo, se c'è ancora qualcuno che forse sono andato a mangiarsi a più nessuno, che noi stiamo decidendo se dobbiamo rimanere qui accampati fino a lunedì o meno, a meno che qualcuno non volesse avere la decenza di venire a vedere
che cosa hanno da dire, o meglio, a dire che cosa hanno deciso oggi a questo gruppo. Dopodiché noi decidiamo se rimanere fino a dopodomani, perché per noi non è un problema. Naturalmente la notizia che passerà su tutti i TG non farà molto onore al primo Consiglio dei Ministri a riapertura di un anno infocato. Quindi io chiedo a voi intanto di andarglielo a dire, perché noi da qui non schiodiamo, rimaniamo e poi vediamo. Da Palermo già c'è un candidato per rimanere, adesso poi ci riflettiamo, ci chiariamo tra di noi chi può eventualmente rimanere e decidiamo. Adesso decidiamo, intanto ho dato la notizia a noi e a loro per vedere che cosa devono fare, perché non è che si prende in giro della gente così che sta qui, perché non ci abbiamo tempo da perdere, non ce l'abbiamo meno di loro di tempo da perdere, eppure ne stiamo perdendo un sacco a stare in piazza, ma comunque è importante. E allora adesso ci consultiamo tra di noi e decidiamo da fare. E loro hanno deciso su questa cosa che era in discussione, perché non è che decide da solo Dalia in 48 ore, Dalia in 48 ore ha il tempo di mettere per iscritto quello che oggi è stato deciso, perché non ha una delega. No, ma il GIP è paura. No, per pure mi lei sta qui da tanto tempo, lo sanno, noi rimaniamo qui, gli dite a loro che se non viene qualcuno a farci una comunicazione ufficiale di quello che hanno deciso, visto che saremmo rimasti a casa a sentircelo dire su Rai News o su Sky, come hanno fatto tutti gli italiani, noi rimaniamo qui e rimaniamo fino a salvarci. Almeno sapere che chi ha fatto la domanda di delegazione deve essere ricevuta. Quella è la differenza tra un insegnante e un altro laureato. È una persona con gli occhi condividere le persone con le quali interfaccia come persone dignitose, a prescindere del loro status sociale, economico, dell'organizzazione. Non ho mai rifiutato ad un genitore che ha mi chiamate Filippo per favore? Non ho mai rifiutato un ascolto mai fatto in Italia, perché io sono un insegnante e morirò così. E sa cosa penso? Le persone migliori della terra sono quelle che sanno incontrare l'altro, sanno prendere decisioni e accettarne le conseguenze. Posso solo stigmatizzare una forma di violenza del genere. Allora, io sono la ragazza Stammati, del Comitato Nazionale Cosa. Stammati, Esecutivo Nazionale Cosa. E noi abbiamo indetto un presidio, adesso mi appena una collega che è stato un valore. E abbiamo indetto un presidio essenzialmente per la questione degli inidonei, docenti gravemente malati che sono oggi spostati sulle biblioteche e laboratori didattici e che si vorrebbe declassificare, dequalificare, sono spostati nelle biblioteche scolastiche e nei laboratori didattici. Sì. E che la spending review dell'anno scorso ha deciso di trasferire sui profili del personale amministrativo e tecnico delle scuole, quindi di farne passare da un livello 7, quale sono oggi essendo docenti, a un livello 4, che è quello che ricoprono gli assistenti amministrativi e tecnici. Accanto agli inidonei ci sono naturalmente i precari amministrativi e tecnici, che naturalmente verrebbero licenziati in tronco non appena fatto il passaggio dei colleghi idonei sui loro posti, e che hanno saldato da un anno abbondante ormai la loro lotta con quella dei colleghi. Insieme a questi ci sono poi altre due questioni importanti.
di una relativa a quota 96, cioè quei docenti che sarebbero dovuti andare in pensione avendo 60 anni di età anagrafica e 36 anni di contributi dal 1 settembre dell'anno scorso, esatto, 2012, perché la riforma Fornero ha bloccato e dovrebbero rimanere bloccati per altri 7 anni, non è che vengono sbloccati per un anno, che si sono uniti alla protesta e poi c'erano anche i precari. Anche perché noi lasceremmo i posti ai precari. Andando in pensione. C'erano i precari, certo. Docenti che naturalmente rivendicano, certo, di entrare proprio al posto. Perché oggi siamo venuti qui? Perché ovviamente oggi c'è il Consiglio dei Ministri in cui si sarebbe discusso del decreto da lì. Arista, la nostra collega, come sta? Si faccia bastardi, hanno rimandato a lunedì ste merde! Che presentava un decreto nel quale era contenuta anche l'approvazione di tutto il pacchetto dei provvedimenti di cui abbiamo parlato prima. E ci hanno chiesto. E sono venuti dal TG3 che abbiamo visto prima, poi c'è stata la TN Kronos, l'Ansa, la Repubblica, la 7 se non sbaglio sta riprendendo, e ciò non toglie che pur se abbiamo oggi in questo momento una visibilità ci rimangano intatti i nostri problemi, perché da quello che si evidenzia e si è capito dalle dichiarazioni che sono state fatte dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio, è stato già effettuato e portato a termine quello che era previsto per la giornata, solo che non hanno avuto il coraggio di dircelo in faccia, perché se loro sostengono che lunedì Dalia scorporerà dal decreto funzione pubblica le questioni riguardanti la scuola, e questo è quello che oggi dovevano fare, significa che il Consiglio dei Ministri ha deciso quali sono gli elementi, i punti, le materie che bisogna togliere dal decreto generale per farne un altro, no? Come decreto scuola, che verrà presentato a settembre. Ora, qual è il problema? Non tanto la questione in sé, perché la questione ci è stata già rappresentata. Noi già sapevamo, perché ce l'avevano detto già precedentemente, che nella realtà dei fatti le intenzioni del ministro Carrozza, che non casualmente ci è venuto a salutare in apertura di giornata, sarebbero state quelle di firmare, di uscire con qualcosa di positivo sulla scuola. Perché? Perché lo stesso ministro Carrozza si rende conto di una cosa che costa relativamente, come la questione degli inidonei, e sarebbe potuta essere un elemento da giocare a favore di un ministero che poteva dare l'impressione concreta, non solo un'impressione, quindi un'impronta concreta ad un cambiamento, no? Rispetto a quanto fatto sino ad ora. È chiaro che da un certo punto di vista aver inserito nel pacchetto scuola tante altre questioni, quota 96, questione dei precari in generale, la questione del sostegno, la questione dei dirigenti scolastici, unica delle cose che sarà approvata perché pare a costo zero, io non so se è esattamente così, è chiaro che non avrebbe potuto portare alla risoluzione del problema, perché 400 milioni di euro non si trovano dall'oggi al domani. Però è proprio questo che mi fa sospettare dell'intera impostazione, perché se il 23 agosto non ci sono 400 milioni di euro per risolvere la questione scuola, tanto che il pacchetto scuola viene scorporato dal decreto Dalia, io non credo che tra 7 giorni 400 milioni di euro ci saranno, perché altrimenti l'avrebbero già dovuto dire, visto che ad oggi non possiamo usare i 400 milioni di euro che nel frattempo abbiamo nei nostri fondi e che riusciremo a tirar fuori solo a settembre, allora lo faremo a settembre. Questo significa solo una cosa, che non sarà il 2 settembre né il 30 settembre, ma forse neanche il 30 ottobre, perché se la questione è legata ai soldi, allora bisogna aspettare la finanziaria e bisogna trovare i soldi a copertura, perché 400 milioni non si trovano. E non si trovano perché non c'è nessuno che entri nel merito del reperimento fondi.
quanto hanno sentito per la terza estate consecutiva, sappiamo benissimo che le organizzazioni sindacali cosiddette maggiormente rappresentative non sono volute entrare nel merito della questione finanziaria perché non hanno voluto. Perché? Intanto noi lo sappiamo perché. Perché loro non hanno gestito nulla di tutto questo dall'inizio. E trovare le cifre per mettere a posto queste problematiche avrebbe significato dare ad altri, associazioni, movimenti e COTAS, lo scettro dell'aver risolto la questione. E però il problema c'è, non è che le organizzazioni sindacali possono rimanere a guardare, fingendo ogni tanto dei proclami, noi lo vediamo, no? In questi giorni sono usciti dei proclami da parte delle organizzazioni sindacali che sostenevano: noi siamo per la risoluzione del problema in idonei, noi siamo per la risoluzione del problema dei precariata, con le nostre parole d'ordine, ma magari le avessero acquisite e fossero scesi in piazza con noi, ma noi ci sarebbe bene lo stesso. Volete rubare le nostre parole d'ordine? Va bene, scendete in piazza insieme a noi e portate. Invece no, questo non lo stanno facendo. Ora, se questi soldi non si trovano il 23 agosto e non si troveranno il 2 settembre, perché tra una settimana non l'hanno reperito, e se la situazione generale politica è una situazione che vede questo governo traballante, io ho dei dubbi che queste cose si risolveranno. E questo è il punto su cui noi dobbiamo ragionare. Tant'è vero che anche l'SMS che ha mandato la Puglisi, senatrice del PD, che è stata vicina agli inidonei, devo dire, e ha presentato un disegno di legge, dice: spero che voi siate nel decreto di settembre. Noi siamo nel decreto di settembre. Ma allora qui nessuno tiene sotto controllo nulla, perché se un senatore del PD che si è fatto sostenitore di un disegno di legge per l'abrogazione della norma sugli inidonei non sa se noi saremo o meno nel decreto di settembre, questo a noi sembra che vuol dire che c'è stata una resa, che si sono già resi, che coloro che hanno sostenuto anche una parte di queste cose in qualche modo si stanno arrendendo. Io ho anche un altro retro pensiero. Sono del Napoli, quindi pensa un po', a casa mia è una cosa storica. Io ho l'impressione che c'è qualcuno che fino ad ora non ha mosso paglia e che sta facendo i proclami in questi giorni, che siccome è stata spiazzata fino ad ora, tra un po' potrebbe rientrare invece a pieno titolo perché cominceranno le consultazioni, ci saranno questioni economiche, politiche, e quindi che si sta un po' ritardando per riuscire poi a far così, a fare scopa, perché io non si può mai dire, no? Perché veramente noi ci siamo abituati peraltro a vedere di tutto di più, però secondo me loro, io l'ho detto al Ministro, l'ho detto a Chiappetta, lo ripeto ancora, non c'è la possibilità tecnica dello spostamento degli inidonei sui profili ATA. Loro non ce la potranno fare per un semplice motivo, anzi per più di un semplice motivo. Uno, gli inidonei sono 104 o invalidi civili e quindi non possono essere spostati dal posto in cui stanno adesso, quindi per farli diventare ATA dovrebbero quantomeno trovare proprio un posto in organico in quella scuola, cosa che noi che stiamo nella scuola sappiamo che non è assolutamente così, che in qualche caso residuale potrebbe essere la questione, però non è che loro ce la possono fare, e spostare un inidoneo anche nel caso in cui ci sono gli inidonei che non hanno né la 104 né l'invalidità civile, c'è una nostra collega che è stata trapiantata di fegato
uno si aspetta altro che 104, che ci sarà 2004, no, lei la 104 non ce l'ha, ce l'ha spiegato perché. Perché una volta che ti hanno sostituito il pezzo, loro pensano che qui ho sostituito sta parte, quindi. Quindi perché c'è questa 104? No, stai a posto, era pure giovane l'organo, quindi era meglio dell'altro, perciò sta bene. Quindi diciamo che ci possono essere casi anche eclatanti. E gli metto pure l'altro perché c'è, usa l'organo. E ci sono casi in cui anche se non hai la 104 o l'invalidità civile, tu non puoi essere sostituito perché hai delle situazioni, poi una situazione fisica che te lo impedisce. Allora, o loro pensano che accaduto questo ti licenziano se non ti posso, ma non sarebbe possibile, oppure devo dire che all'italiana stiamo facendo finta di aver portato a casa un risparmio che non c'è. Cioè il governo italiano ha messo sulla carta che c'è un risparmio, in effetti già questo risparmio per un anno non c'è stato, primo, il secondo è questo, no? No, non c'è stato dall'anno scorso adesso, perché quello del 2011 non era in relazione al risparmio, no? Poi quando è venuta la spending di luglio scorso, allora era inerente al risparmio. Intanto da luglio dell'anno scorso adesso un anno è passato senza risparmi. E quindi voglio dire, è evidente che c'è una difficoltà, tant'è vero che allora gliel'ho detto, per impossibilità questa norma deve essere abolita perché non è possibile il trasferimento. Quindi intanto c'è questo problema, che è un problema tecnico che loro non ce la fanno, quindi o all'italiana dicono che fanno un risparmio giusto per far vedere la carta, ma poi questo risparmio non ci sarà e quindi devono tornare indietro, oppure bisognerà vedere che cosa succede al 2014, perché il 2014 è il momento in cui i risparmi devono essere fatti. Io per questo ho qualche perplessità, perché poi non vorrei che il 31 dicembre, proprio appunto legge finanziaria, legge di stabilità, il 2014 dobbiamo dimostrare di aver comunque fatto dei risparmi, e voglio dire, non mi sembra che questo sia stato fatto. Allora che succede? Il 1 gennaio d'ufficio? Io insomma dico quelle che sono le mie perplessità. Detto questo però, non abbiamo molti margini, no? Ciao. Diciamoci anche che cosa vogliamo e possiamo fare. Strasburgo, ma Strasburgo con i pullman o Strasburgo con ricorso? Sì, ma io, guardate, mesi e hanno vinto più di 20.000, 30.000 euro a testa come risarcimento, che non è niente, figurati. Non è questo, però intanto ci sono situazioni e situazioni, ci sono situazioni in cui 30.000 euro non sono esattamente niente, ma sono comunque un bottino su cui contare. 15 anni di precariato. E quindi già bisogna vedere quali sono le situazioni. E poi significa che loro stanno ammettendo e che comunque c'è un problema su questo. Ora, quindi non è però il ricorso che mi risolve il problema, perché io il 1 settembre... Ma il problema è che il 1 settembre tu lavorerai come precaria, no? Supplenza nomina finalmente diritto. Questo è l'altro pacchetto. Adesso c'è... No, quello è già stato detto. Noi dovevamo parlare, però in tutto questo appunto. No, noi quando siamo andati il 25 e 26 luglio, il 24 e 25 luglio, abbiamo avuto un incontro, sono andati loro dei precari amministrativi, ci sono andati gli ITP, ci sono andati i modelli viventi, sono andati ad un incontro al Ministero con Chiappetta e gli altri, giusto? E ai precari hanno detto che li avrebbero dovuti ricevere e che comunque si sarebbe dovuto andare avanti in questo senso, con la garanzia delle modalità di reclutamento, perché noi abbiamo presentato, no, pure Daniela ha presentato il pacchetto in cui si chiedeva il reclutamento in base ad un'indicazione unica di livello nazionale dal provveditorato
che chiamasse tutti dalla lista e poi dopo quello che rimaneva, che rimaneva. Questo si potrebbe anche riuscire ad ottenere, ma il problema è che stiamo punto e da capo e che non sappiamo come andranno le cose, perché significa che per un altro anno tireremo avanti, no? Nello stesso modo in cui abbiamo tirato avanti l'anno scorso, i idonei rimangono dove sono, i precari amministrativi faranno ancora i supplenti, ma comunque copriranno quelle cattedre. Però rispetto alla questione che entro il 2014 i risparmi previsti dalla spending devono essere definiti, questo mi preoccupa in una situazione politica come questa che è di grande instabilità. Non mi dà garanzie, intanto perché ci vuole un intervento specifico. Io non ho sentito nessuno parlare di interventi specifici, perché ho i 400.000 euro, questi li recuperano lunedì, lunedì quell'altro, per il 2 settembre, oppure anche un decreto scuola, come fa ad essere firmato se non ci sono i soldi di copertura? È uguale. Non è che c'è, io non capisco a volte se loro realmente bleffano sapendo di bleffare oppure veramente ci credono in quello che dicono, perché la prima che ho detto che mentono sapendo di mentire, perché non mi puoi venire a dire che 400 milioni oggi non ce l'hai e per questo che devi togliere e spacchettare tutto il decreto scuola. E il decreto scuola andrà in approvazione a settembre, perché a settembre questi 400 milioni di euro li hai trovati? Non li hai trovati. Se non li hai trovati, allora vuol dire che quello che tu avresti dovuto approvare a settembre potrà essere approvato soltanto a definizione della legge finanziaria, che nella norma si approva entro il 31 dicembre. Ma in questo quadro politico instabile, da qui a dicembre, che cosa succede? E se non succede nulla, perché nulla può accadere perché c'è il caos totale, il fatto che nel 2014 comunque si dovrebbero introitare i risparmi perché l'Europa ce lo chiede, che significa? Che mandi tutti nei posti in cui ha deciso che li mandi? Noi questo ci devono rispondere. Naturalmente ci sono dei punti di debolezza, no? Noi lo sappiamo, dei punti di debolezza che sono manifestati soprattutto dalla questione del precariato in generale. Non sono i precari amministrativi, oggi ce ne stanno di più in piazza che non dei precari docenti, i quali sono strettamente legati alla cosa, ma noi sappiamo che hanno, se stanno a studiare 50 anni, stanno a studiare ancora il 6° concorso, adesso a 60 anni, questo concorso gli andrà bene e vengono immessi in ruolo. E direi anche che oggi, in effetti c'era prima Rina, gli altri di quota 96, abbiamo fatto un altro passetto avanti in relazione alla definizione di un legame, perché in effetti ho fatto un'equazione, gli inidonei stanno ai precari amministrativi e tecnici come quota 96 sta ai precari docenti, perché è una proporzione, grazie. Perché? No, no, sapevo pure io che è una proporzione, fino a questo ci arrivo, insegno lettere, fino alla proporzione ci arrivo, poi dopo comincio ad avere qualche problema. Perché in effetti, intanto, i numeri sono anche quasi, no, loro dicono 3.500, però la funzione pubblica dice 6.000 e qualcuno ha detto anche 9.000. L'INPS 6.000 e l'amministrazione 9.000, mi sembra. Ma è la stessa cosa, sì, è un po' la stessa cosa che succede per noi, perché noi siamo 3.500, io dico noi perché non è identificato da me, 3.500, in realtà purtroppo qualcuno è deceduto o per malattia o per suicidio, perché si è suicidata una collega in idonea un paio di settimane fa, no? Idonea ad altri compiti, qualche settimana fa qualcuna non ce l'ha fatta ed è tornata sul proprio posto, oggi è venuta una collega ex idonea ad altri compiti che ha chiesto di tornare sul proprio posto per non essere sottoposta a questa spada di Damocle che sta falcidiando, ma lei ha detto con grande fatica,
che si è detto sì, io l'ho fatto e mi hanno riconosciuta anche dopo aver fatto ricorsi. Ho detto però io fatico il quadruplo di un collega a stare in classe, quindi sono tornata in classe, però non so fino a quando resisterò, perché poi il problema è questo. Qui c'è una situazione oggettiva. È chiaro che bisognerebbe creare degli agganci ulteriori. Adesso però, in attesa di questi agganci che un po' alla volta stanno anche avvenendo e che quindi, possono andare bene, noi dobbiamo decidere da farsi. E allora, dobbiamo rimanere accampati fino a lunedì? Dobbiamo... hai cambiato gemello? È andata a cambiare gemello, cambio con marito. E dobbiamo ritornare lunedì e pensare di fare un'accampata da lunedì fino a quando non reperiranno i famosi 400 milioni in modo che sto 2 settembre ci sia già... Aspetta, adesso la parola a chi deve decidere, cioè noi, vediamo quali sono le voci. Vedi, questa è la sedia del parlatore. No.